per il ritardo che per noi è quasi solito, forse per voi, per gli ospiti e per le persone che assistono un po' meno. Mi dispiace, ma insomma c'è stato un prolungamento dei lavori della mattina, quindi abbiamo finito a tarda ora. Ora, prima di iniziare, l'appello. Bacci, Bornigia, Catani, Cingolani, Filonzi, Garofoli, Giampaoletti, Gianangeli, Gullace, Lenti, Mancinelli, Marasca, Massaccesi, Morresi, Olivi, Punzo, Rossetti Francesco, Rossetti Giorgio, Santinelli, Spaccia, Tesei, Torri, Vannoni. Sono presenti in aula 20 componenti. Allora, abbiamo sospeso i lavori, stavamo trattando una mozione presentata dal consigliere Marasca, ne riparleremo fra un po'. Ora invece apriamo lo spazio che, come Presidente del Consiglio, ho inaugurato ormai all'inizio di questa legislatura, dedicando appunto un breve momento, un segmento di ogni Consiglio Comunale a persone, associazioni, imprese jesino che comunque operano nella zona di Jesi. In qualche modo testimoni di una realtà che non è solo quella produttiva, ma anche quella dell'associazionismo, quello culturale della nostra città, cercando in qualche modo, non so se ci sono riuscito, di far partecipare per quanto è possibile la città in Consiglio Comunale, cercando di rompere quel diaframma che spesso c'è fra la cittadinanza e chi li rappresenta. Invitando appunto, ho invitato varie associazioni, varie persone, varie aziende, persone, e abbiamo avuto sempre un riscontro assolutamente positivo. Stasera, e fra un momento parlerò degli ospiti di questa sera, è un momento particolare, credo il miglior modo di concludere questa esperienza, cioè dando la parola per una loro verità e per un loro momento a dei ragazzi, a dei giovani. È anche l'occasione per ricordare una persona in particolare. Però, anche perché ho invitato e molti sono presenti, e ringrazio del tempo che comunque avete dedicato al Consiglio Comunale, molti di questi testimoni di jesinità, di quei valori, di quello che rappresenta la realtà jesina, e mi faceva piacere in qualche modo leggere tutti i nomi di tutte le associazioni o le persone che sono venuti, perché credo che sia importante non dimenticare. E ringrazio per essere presente in particolare Youssef Woody Youssef, presidente del Centro Islamico qui a Jesi, che non ha partecipato direttamente a queste iniziative, ma è stato invitato in diverse altre situazioni e occasioni, e è assolutamente prezioso con la sua opera, la sua testimonianza, perché credo sia persona corretta e che aiuta molto chi amministra la città di Jesi a espletare al meglio, soprattutto nei rapporti con non jesini, la propria opera. Allora, volevo ricordare, abbiamo iniziato con l'associazione Amicizia a Domicilio, poi è venuto Ubaldo Ubaldi, noto fotografo jesino, la Caritas diocesana di Jesi, Loretta Mazzoni, già dirigente del comune di Jesi, esperta di storia dell'arte, la signora Anna Maria Quaglieri, presidente dello IOM, Paolo Girolimini è venuto a ricordare Daniela Cesarini, già assessore del comune di Jesi e consigliere comunale di Jesi, poi ha partecipato alla cooperativa Mondo Solidale,
è venuto Luca Faccenda, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Iesi 70, Cecilia Sardellini per l'Associazione Il Cuore della Vallesina, Roberto Mancini, il calciatore, è venuto il signor Pietro Montesi, ex cordaio di Iesi, testimone di un antico, ormai non più attuale, mestiere iesino, Antonio Ramini, esperto in materie umanistiche e letterarie, la dottoressa Letizia Saturni, presidente della FIDAPA, Tullio Bugari, presidente dell'ARCI, già presidente dell'ARCI territoriale, il Circolo Cittadino di Iesi, l'OICOS di Iesi, Claudio Schiavoni, amministratore delegato dell'IMES SPA, Franco Morici, attore, regista, testimone della vita culturale iesina, Piero Bertini per l'associazione L'Albero di Pina, Renzo Pigliapoco, testimonial e ideatore del progetto 161, Italo Giuliani, che è qua e che ringrazio, della polisportiva Libertas Iesi, il maestro Giancarlo Aquilanti, direttore d'orchestra, musicista e lui opera negli Stati Uniti, Federico Zenobi, street artist, writer, pittore, sono venuti Iona Fifetti, è venuto Luigi Teodosi, artista, pittore iesino, Cristiano Berti, videoartista, la Caterpillar, nota azienda internazionale a Iesi, la signora Francesca Ciampichetti, che è qui stasera e che ringrazio, dipendente comunale, ma in qualche modo l'anima della biblioteca dei ragazzi. Sono venute due studentesse iesine, in qualche modo meritevoli per risultati scolastici raggiunti, per premi che hanno avuto, Serena Bendie e Francesca D'Amadei. Poi è venuta l'Avuls di Iesi con la presidente, la signora Donatella Gnemmi, sono presenti alcune esponenti e ringrazio anche loro per aver dedicato tempo anche questa sera, alcune insegnanti iesine che avevano guidato in qualche modo la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi di alcuni studenti, è venuta una rappresentanza del GOI Marche, è venuta la professoressa Paola Filipponi, ideatrice di un progetto di riqualificazione ambientale del fosso PC2 di Iesi. Poi Francesco Coltorti, all'epoca credo fosse presidente dell'Associazione Libera contro le Mafie, Daniele Crognaletti della nota azienda di autolinee, Gabriele Luca Fava, già console d'Italia al Cairo, era reduce, non so se vi ricordate, da un attentato che c'era stato alla sede del nostro consolato al Cairo e lui era appunto il console al momento, il console italiano. Alessandro Gigli, definito libero pensatore, un anarchico, strano, però insomma aveva, strano, inusuale meglio, che una persona così fuori dagli schemi potesse intervenire in consiglio comunale, invece ha accettato e ne sono stato contento. Una ditta, la Center Gomma, con i signori Baglioni, Sergio Mosconi, presidente dell'ASP, Alessia Polita, la campionessa sportiva, è venuto un signore, un centenario, Mario Ortolani, è venuto il maestro Nicola Rossini, pittore, attore, scenografo, novantenne, è venuto appositamente da Parma, è intervenuta la signora Giuseppina Bellagamba, artigiana, autrice di maschere di carnevale, Valentina Vezzali, ovviamente campionessa olimpionica, credo sia conosciuta da tutti, Fabrizio Carotti e Milo Montelli, fondatori di due realtà, Wishot e Skinner Books. Poi è intervenuta l'azienda Montecappone con Gianluca Mirizzi, hanno partecipato anche Rita Armati, Barbara Traversi e Maria Traclò, rispettivamente per la Casa delle Donne, Coordinamento Donne e lo Sportello Antiviolenza Iesi. Il dottor Adriano Carotti, responsabile del Dipartimento Medico-Chirurgico di Cardiologia Pediatrica dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma, lui è praticamente iesino, figlio di un noto medico iesino, già primario di medicina generale qui all'ospedale di Iesi, Floriano Tittarelli, dirigente dell'Istituto Galileo Galilei,
Chiara Cascio e Matteo Baleani, presidente e vicepresidente dell'Ente Palio San Floriano, e ringrazio Matteo di essere presente stasera, il maestro Davide Uncini, che poi insieme ad altri ha regalato in qualche modo alla città di Jesi l'inno di Mameli suonato dalla banda con la corale Brunella Maggiori. Sono intervenuti Maria Eugenia Mugia Bellagamba e Dante Ricci, poi è intervenuta la Cosmarche con Ada Manca e Marzia Pennisi, sono intervenuti i volontari, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Associazione di Volontariato Vario e Protezione Civile, che hanno partecipato alle operazioni di soccorso dopo il terremoto. Sono venuti Luca Fava e Stefano Frezzotti della concessionaria Harley Davidson Route 76, una concessionaria che ha un primato in Italia, credo che sia una delle maggiori dal punto di vista ovviamente delle vendite. L'occasione è stata data qui in Consiglio Comunale per sentire Jesi a muso duro, questa riadattamenti in qualche modo della canzone di Pierangelo Bertoli ad opera di Marco Gigli, Mauro Gozzi e Francesco Sardella. È intervenuto anche per la Lights Marche e Onlus Luca Bottini, Giuliano Moccheggiani, noto fioraio o fiorista, non so bene quale sia la dizione che lui preferisce, un dipendente del Comune di Jesi, è andato in pensione, è stato per anni custode del Comune di Jesi, del municipio, Raffaele Ramazzotti, e gli ultimi interventi, ho finito, Francesco Golia e Stefano Contadini, appunto in occasione dell'audizione che c'è stata, con la possibilità di sentire per la prima volta l'inno in questa versione banda musicale e coro, Massimo Ippoliti del liceo artistico di Jesi, Fiorella Ciabocco, imprenditrice e stilista, due classi della quinta A e quinta B della scuola primaria Federico Conti, e l'ultimo intervento era stato quello della conferenza di San Vincenzo dei Paoli con alcuni esponenti. Stasera, e adesso ho finito la fase introduttiva, stasera è previsto l'intervento di alcuni ragazzi, alcuni i nipoti di una persona fra l'altro anche di comune conoscenza familiare, e cioè mi riferisco a Marino Talacchia. Bene, i nipoti Sara, Giulia, Tommaso, Annarita, Eva, Talacchia sono qui per dar vita in qualche modo a quello che è stata una idea, in qualche modo credo condivisa con qualcuno che sta alle spalle in senso fisico, non in senso negativo. E l'occasione è quello appunto di ricordare uno di quegli imprenditori o comunque uno di quegli jesini che ha fatto molto per la città, perché ha contribuito in qualche modo allo sviluppo della città di Jesi, dando una testimonianza forse semplice, solamente con il proprio lavoro e dando occupazione, dando testimonianza di come si può essere importanti vivendo una vita assolutamente normale. Credo che l'aspetto migliore sia proprio nella normalità di questa persona. Credo, per come lo conoscevo, qualcuno in famiglia magari lo conosceva anche meglio, persona schiva, persona operosa, persona attiva, anche ironica al momento. E loro sono qui, adesso ci diranno esattamente perché. Diciamo il titolo, se vogliamo dire così, del loro intervento, perché so che in qualche modo ci tenevano a rimarcare questa vicinanza con il nonno, è giusto che sia così, dai nonni alle nuove generazioni, da Marino ai nipoti, ora un impegno concreto e tangibile anche per la città. Io credo che a illustrare questo progetto, che si lega in qualche modo al recupero della cartiera Albanesi, credo che c'era stato anni fa, sia stata incaricata, piacevolmente incaricata, Sara Talacchia. Allora, devi premere, perfetto, ti do...
passo la parola a te. No, è l'altro. No, ce l'ha, puoi spegnere, ecco. Adesso bene. Sì, allora buonasera, io sono Sara e sono stata diciamo incaricata di introdurre, dopo l'introduzione in generale, perché essendo la nipote più grande comunque mi sono state date, continueranno a essermi date responsabilità di continuo, proprio perché ecco, sono la più grande, ma dopo l'introduzione è ovvio che lascio anche la parola ai miei cugini e mia sorella. Dunque, il progetto che abbiamo portato oggi, soprattutto che mi è stato introdotto da mio zio Mario, architetto, che si è occupato quindi del progetto della cartiera, è stato quello di regalare fondamentalmente alla città di Jesi, in nome della famiglia Talacchia, ma in questo caso dalla nuova generazione, quindi noi della famiglia Talacchia, un parco che potete vedere nel monitor, abbiamo fatto delle foto, e, un parco appunto che si trova dietro l'edificio dell'ex cartiera e precisamente in via 20 Luglio, che collega il parco del Ventaglio fondamentalmente con via Roma. Un parco perché comunque indica tante cose, cioè un parco secondo la nostra opinione e quella anche di zio Mario, del motivo per cui fondamentalmente questo parco è stato fatto, è perché ha un valore simbolico per noi. Il parco, almeno personalmente, come per me e anche per i miei cugini, è il simbolo, diciamo, di grande frequentazione, dove nonno Marino ci portava. È impossibile ricordare una figura come nonno senza commuoversi, quindi un attimo concedetemelo. Ecco, un parco anche che ha diversi elementi comunque che ci riconducono alla memoria non solo di nonno, ma ovviamente anche di nonna Nidia. E quindi lascio la parola ai miei cugini, comunque, che nello specifico ognuno di loro vuole giustamente ricordare queste due figure con degli elementi specifici di questo parco. Quindi io lascio la parola adesso a loro. Chi parla adesso? Giulia? Giulia. Se ti, ecco, devi chiudere. No, tu adesso devi premere. Bene. Ok, scusate. Ok, allora io vorrei spiegare perché il parco si trova proprio dove stava la vecchia cartiera. Allora, la cartiera è stato in un certo senso il primo luogo dove nonno e ovviamente altri concittadini si sono formati professionalmente. Quindi, ecco, grazie a questa poi lui ha avuto la possibilità, insieme a due altri suoi colleghi, di fondare la Termoforgia, che comunque è un'impresa familiare, che ha dato l'opportunità alla nostra famiglia di essere comunque benestante e ci ha dato appunto l'opportunità di donare questo parco alla comunità e alla città di Jesi. E dalla cartiera sono stati prelevati alcune rocce che servivano per la produzione e sono stati posti a funzione di panchine. Quindi quello che rende peculiare, insomma, questo parco è appunto sono queste panchine, che sono effettivamente delle rocce. E poi ci sono ovviamente anche altri elementi che rendono particolare questo parco, come gli ulivi, di cui parlerà Tommy. Quindi io ho fatto. Allora,
Annarita adesso? No. Tommaso? Io invece parlerò di mia nonna, visto che fino ad ora abbiamo parlato sempre di mio nonno. E la cosa che raffigura secondo me di più mia nonna in questo parco sono gli ulivi, di cui mia nonna, che aveva una casa a Rosora di cui noi andavamo sempre in vacanza durante Natale, lei durante sempre una stagione in cui nascevano i frutti andavano a raccogliere per farci l'olio. E questi ulivi sono anche un simbolo per, in modo che tutti quelli che passano durante quella stagione possano raccogliere queste olive per portarle a casa e farle anche loro l'olio. E adesso passo la parola a Eva, che finirà il discorso. Allora, devi spegnere, ecco, devi premere tu, ecco, Eva. Ok. Allora, pensando ai miei nonni, una delle caratteristiche che mi vengono in mente è la loro creatività. E mi ricordo che fino a qualche anno fa, giocando insieme a loro, nonostante comunque la vecchiaia e tutto il resto, hanno sempre trovato dei modi alternativi per farmi divertire e svagare, utilizzando sempre la fantasia. E personalmente trovo comunque la fantasia, l'energia che ci hanno messo fondamentale, quindi devono essere le caratteristiche presenti in ognuno di noi. E per questo spero che questo parco, che si presenta essenzialmente come un parco semplice, perché è comunque privo di altalene, giochi e quant'altro, diciamo, diventi però un punto di ritrovo e un luogo anche di svago e di relax per coloro che poi lo frequenteranno. E soprattutto spero che spinga poi alla creatività, all'inventiva e alla fantasia. Quindi adesso direi passare la parola ad Annarita che, diciamo, concluderà poi il discorso. Devi chiudere. Prego, vediamo, dovrebbe funzionare ugualmente senza... Prova. Sì. Ci sono, oddio. Allora, io ho sempre pensato che mio nonno fosse una di quelle tipiche persone che parlava tanto, ma cioè, con chiunque. E il nonno aveva quella parlantina che naturale che io invidio molto. E quando ho visto per la prima volta questo parco, ho pensato che gli sarebbe piaciuto molto. E me lo sono immaginato lì, seduto, a chiacchierare con tanta gente, anche con qualsiasi persona passasse lì, che lui sarebbe stato sicuramente simpatico, qualsiasi persona fosse stata lì. E spero che questo piccolo spazio verde serva a molte persone per passare momenti sereni, comunque anche con i bambini che corrono lì, come abbiamo detto comunque che non ci sono privi ai giochi, quindi trovare creatività. E perché io quando passerò lì, passerò sempre, lo guarderò e comunque rivolgerò sempre un ricordo, soprattutto, cioè, non solo a nonno, ma soprattutto anche a nonna. E adesso lascio la parola a Sara per concludere questo bellissimo discorso. Allora, Sara. Sì, quindi il cerchio si conclude. E quindi, tralasciando, fra virgolette, l'aspetto più emotivo, il motivo per cui abbiamo scelto un parco da dedicare, quindi da dedicare ai nostri nonni, alla memoria dei nostri nonni e da regalare alla città di Jesi, è proprio perché in questo periodo storico molto debole, molto precario, regalare uno spazio aperto che non ha limiti, che non ha confini, aperto quindi non solo ad ogni etnia diversa, ma anche ad ogni generazione, cioè il parco è il luogo frequentato da adulti, bambini, anziani, persone di etnie diverse, eccetera, eccetera, ci sembrava comunque un modo, sempre per ritornando al discorso della memoria dei nostri nonni, che nonostante abbiano vissuto in un periodo storico anche loro forse il triplo più
drammatico di questo, si sono sempre mostrate persone molto aperte e io mi sento fortunata e fiera comunque di far parte di questa famiglia, ma soprattutto di aver passato del tempo con due persone così, così straordinarie. E spero che questo faccia anche un po' da monito a tutte quelle famiglie che, come la nostra, per fortuna, comunque hanno una rilevanza economica non cioè, importante e che possano anche loro fare dei regali alla città di Jesi, magari più consistenti, perché noi alla fine nel nostro piccolo ce l'abbiamo fatta, quindi magari altre famiglie più abbienti possono fare dei regali più consistenti e sì, questo. Basta. Allora, prima che sia ulteriormente torturato lo zio, che lo vedo in sofferenza dietro la cosa, ma devo dire, ho parlato con Mario Talacchia che ha aderito ben volentieri all'idea, credo, dei nipoti, in parte anche a sorpresa, fatta a sorpresa nei confronti di qualcuno, quindi insomma era una sorpresa fatta anche ai consiglieri, nessuno sapeva niente in realtà di quello che sarebbe accaduto stasera. Il messaggio che è arrivato, al di là dell'aspetto personale, è forte, perché non è solo l'aspetto poetico legato in qualche modo a ricordi familiari, ai nonni, insomma tutti noi abbiamo i nonni nel cuore, e anche quello, il messaggio ultimo che è stato dato da Sara, quello di, se possibile, da parte di chi ha di più e può fare qualcosa di più, di impegnarsi maggiormente nei confronti della città, in qualche modo, può essere l'atto di mecenatismo, può essere un aiuto concreto, può essere un supporto dato a qualche iniziativa, comunque in positivo contribuire in questi momenti particolarmente difficili a favore della città. Non era previsto, non so se vuole parlare Mario Talacchia, approfitto. Niente, Mario Talacchia non vuole parlare, il sindaco, prego. Beh, io come sempre cercherò di essere breve. Intanto devo dire che sentire questi ragazzi raccontare dei genitori e dei nonni veramente, e poi come lo raccontano, è sinceramente commovente. Dunque credo, Presidente, che non potevamo finire meglio questa pagina, no, aperta agli jesini. Credo che questo atto di mecenatismo, ma più che altro è un atto di nei confronti della città di grande, come posso definirlo? Io, Sara, che è la più grande, che si è dovuta, perché il più grande purtroppo si deve sempre portare dietro tutti gli altri e non è la cosa più bella, di solito conviene essere più piccoli. Comunque questa generosità, ecco, di questi ragazzi e della loro famiglia, delle loro famiglie, mi colpisce particolarmente. Mi onora il fatto di essere sindaco oggi e di ricevere questo dono dalla famiglia Talacchia, e ripeto, è veramente commovente, grazie, non voglio dire altro. Allora, Mario, no? Allora, ringrazio, allora non vorrei sbagliare, quindi è giusto ricordare tutti i nomi, anche se dietro c'è una storia, ci sono anche le persone, ci sono i genitori, ma io ringrazio ovviamente i figli, ringrazio Sara, Giulia, Tommaso, Annarita e Eva Talacchia, li ringrazio per quello che hanno fatto, ringrazio anche per la genuinità del loro intervento, anche della commozione, perché ci sta anche quello, soprattutto quando si parla di qualcuno a cui si è legati e affezionati. Gesto assolutamente bello, positivo, aveva ragione Mario, sarebbe stato un bel momento, bello lo è stato, quindi grazie a tutti, grazie anche ovviamente ai genitori e agli esponenti della famiglia Talacchia che
hanno il vantaggio, insomma, di avere questa opportunità di persone, figli, nipoti così in gamba e aver contribuito in qualche modo, piccolo o grande, non sta a noi dirlo, a favore della città con questo gesto. Grazie e ringrazio con l'occasione tutte le persone che in altre occasioni, in altri momenti sono venuti, hanno accettato di intervenire con pari dignità, con pari entusiasmo, ci hanno raccontato il loro segmento di vita, la loro realtà, i loro problemi, perché le delusioni o le aspirazioni che sono patrimonio comune di associazioni, di imprenditori, di persone fisiche, alle prese con vari problemi, ma che comunque hanno contribuito a rendere positivo il nome e la realtà Jesina. Lo scopo di questo spazio era proprio quello di avvicinare Jesi, la gente di Jesi, alle cosiddette istituzioni. Credo che il risultato sia stato raggiunto grazie a tutti voi. A questo punto l'emendamento. Allora, a questo punto riprendiamo i lavori del Consiglio con la parte, diciamo, ordinaria, erano fatte le copie, e eravamo rimasti a una richiesta da parte del consigliere Marasca di rivedere, no? Per sottoporla nuovamente un emendamento per sottoporre nuovamente la mozione al voto del Consiglio. Allora, l'emendamento è stato presentato, è stata distribuita copia, mi pare, dello stesso. Io non ce l'ho più, se me ne date una copia, eccola. Allora, sostanzialmente, dalla consigliere Marasca, se lei illustra lei, prego. Sì, Presidente, non leggo l'emendamento, che è difficilmente leggibile. Io. Però glielo leggo io. Allora, grazie. Sostanzialmente, andiamo alla parte, l'ultima parte. Vedete, inizia con propone al Consiglio Comunale. Allora, di sostituire, l'emendamento dice di sostituire la parte che inizia con di impegnare fino a risanamento conservativo, quindi quelle tre righe e mezzo, e di sostituire questa frase, questo paragrafo con le parole propone al Consiglio Comunale di invitare l'amministrazione comunale di Jesi ad effettuare nei prossimi mesi, compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti, una riflessione sulla complessiva situazione del quartiere San Giuseppe, nonché sul piano di recupero Campus Boario, per delineare possibili interventi di riqualificazione. Questa è la proposta di emendamento. Consigliere Marasca, prego. Sì. Accolgo la proposta di emendamento, che è mia, e quindi diventa parte integrante della mozione, e quindi credo che possiamo metterla in votazione, se è condivisa, votarla. Noi la votiamo favorevolmente. Appena rientra il consigliere Olivi. Allora, eravamo in fase sostanzialmente di dichiarazione di voto, quindi
riflessione, se ritenete di fare dichiarazioni di voto sul punto. Diamo tempo. Oh, adesso se dichiarazione di voto, consigliere Punzo. Un piccolo particolare che nei geroglifici dopo un po' ce l'ho fatta. Sull'ultimo rigo dell'emendamento dove è scritto piano di recupero campo boario per delineare possibili interventi di riqualificazione. Ma siccome c'è stato un progetto di riqualificazione che poi è naufragato, io scriverei possibili nuovi e più adeguati interventi di riqualificazione. Se siete d'accordo. Tanto per segnare uno spartiacque, voglio dire, chi verrà dopo almeno ci mette un po' di realismo in più. Se siete d'accordo. Abbiamo fatta dichiarazione di voto, ritorniamo a dichiarazioni di voto eventuali. Non ci sono, quindi chiudo la fase delle dichiarazioni di voto. Metto in votazione la pratica iscritta al punto 7 all'ordine del giorno e quella che ha per oggetto mozione presentata dal consigliere Matteo Marasca del Partito Democratico, avente ad oggetto problematiche inerenti all'attuazione del piano di recupero Campus Boario a seguito della messa in liquidazione della STU, richiesta revisione del piano medesimo e di inserimento norme tecniche di attuazione per interventi minimi nell'area. La mozione ovviamente nel testo così come autoemendato dal consigliere Matteo Marasca. Votazione aperta, prego votare. Marasca, Bornigia. Lenti, Torri. Ah, Paola, scusa. Santinelli e Giorgio Rossetti. Giorgio Rossetti. Eccoci. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 21, i voti favorevoli 21, nessun contrario, nessun astenuto. Il Consiglio Comunale approva. Abbiamo quindi finito tutte le mozioni previste e iscritte all'ordine del giorno, abbiamo finito quindi le pratiche relative a mozioni e ordini del giorno. Ora veniamo alla parte ordinaria delle delibere, mettiamo in discussione, esaminiamo la pratica iscritta al punto 8 all'ordine del giorno e quella che ha per oggetto approvazione dei verbali delle deliberazioni della seduta consiliare del 6 marzo 2017. Ovviamente la diamo per letta, la credo la diamo anche per discussa, quindi apro la fase della discussione, la chiudo, apro la fase delle dichiarazioni di voto, la chiudo perché in genere non ci sono mai, metto in votazione la pratica iscritta al punto 8 all'ordine del giorno e quella che ha per oggetto approvazione dei verbali delle deliberazioni della seduta consiliare del 6 marzo 2017. Prego votare. Dove sono andati? Olivi, Bannoni, Massimo.
Punzo Catani. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 19, 19 sono i voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva. Veniamo ora alla trattazione della pratica iscritta al punto 9 all'ordine del giorno e quello che ha per oggetto costituzione della Fondazione di Comunità Vallesina Aiuta, Ollus, approvazione statuto. Presenta e illustra la pratica il dottor Torelli. Buonasera. Siamo giunti nel 2017 al quinto anno di attività dell'azienda Servizi alla Persona. Nacque proprio, diciamo, in questi giorni nel 2012, parecchia acqua è passata sotto i ponti, è stato un lavoro che sta andando avanti e sta procedendo, quello dell'ASP, anche in considerazione di difficoltà di tipo economiche che si sono, diciamo, in ogni caso prodotte per la riduzione degli stanziamenti nel corso degli anni, dovuti alla contingenza economica in atto. L'azienda Servizi alla Persona ha inteso proporre uno strumento aggiuntivo che possa fare da aggregatore di risorse economiche per finanziare l'attivazione di progetti assistenziali sia a favore della stessa ASP sia a favore del mondo del volontariato. Per questa ragione la proposta che è stata avanzata è quella di costituire una fondazione di comunità, che è un genus di relativa recente creazione in Italia. In realtà le fondazioni di comunità, lo dicevamo in commissione, hanno una storia antica perché nascono negli Stati Uniti nel 1914, in Italia nascono per volontà delle banche, delle fondazioni bancarie come la Cariplo, ma negli ultimi anni si sono diffuse queste esperienze anche nel centro Italia. E probabilmente questa fondazione di comunità, dico probabilmente perché non ho dati aggiornati a questo punto di vista, è la prima fondazione di comunità che nasce nelle Marche. Questa fondazione non ingenera dei costi, per così dire, indiretti per quanto riguarda la costituzione dei suoi organi gestionali. Abbiamo un consiglio d'amministrazione che non ha gettoni di presenza né indennità, è un organismo che serve ad aggregare risorse sul territorio. Non a caso all'interno del Consiglio di amministrazione è prevista anche l'individuazione di un nome di eccellenza del territorio che possa in qualche maniera fare da testimonial per l'aggregazione di risorse. In commissione facevamo l'esempio un po' quello che avviene con la Lega del Filo d'Oro, con Renzo Arbore. Probabilmente si potrebbe individuare un testimonial locale che possa fare d'aggregazione di risorse. In questa fase costitutiva i soci della fondazione sono due. Sono due: l'ASP, che interviene con 20.000 euro, e il Comune di Jesi, che interviene con 10.000 euro. Chiaramente nel prosieguo sarà possibile l'aggregazione da parte di altri, soprattutto da parte dei comuni che fanno parte dell'ASP Ambito 9, che potranno assumere anche loro il ruolo di sostenitori. All'interno del Consiglio di amministrazione, oltre alla presenza ovviamente dell'ASP e del Comune di Jesi, sono presenti un rappresentante del volontariato, un rappresentante della Confindustria, che ha chiaramente lo scopo di aggregare risorse che possano arrivare dal mondo industriale, e appunto la presenza di questa possibile, di questo testimonial locale, di questo personaggio che possa fare da fonte di aggregazione delle risorse. Mi fermerei qui. All'interno della Commissione è stato, mi pare, in due occasioni abbastanza ben approfondito il tema. Insomma, ecco, se ci sono domande.
Grazie dottor Torelli, chiedo scusa per la disattenzione, ma stavamo vedendo una pratica e non tanto la conoscevamo, però era. Allora, è aperta la discussione, consigliere Olivi. Presidente, prima della discussione io volevo chiedere, poi si ricorderà, l'avevo anche chiesta in commissione, un supplemento di approfondimento, che era una curiosità forse politica, così l'ha descritta il presidente Mosconi, si ricorderà. Nel senso che, per carità, sullo strumento e sulla finalità chi ha da discutere. Ma la questione del comune di Jesi, che sia entra come ASP perché è dentro l'ASP, ma anche come socio fondatore, come unico di quei 21 comuni, cioè, volevo sapere il motivo e la scelta, perché ci ricordiamo tutti che l'ASP, no, nei fatti tiene insieme 21 comuni, che si è cercato con la politica di cercare di unire questi legami. E oggi vedo questo anche perché poi vedo che sono soci, come avevo chiesto, sono soci sostenitori anche tutti i sindaci dei comuni facenti parte. E allora, ecco, poi finisco Massimo. E allora la domanda è, il comune di Jesi a mio avviso fa il giusto passaggio, cioè viene in consiglio per dire partecipiamo a sta fondazione. Volevo sapere, e non mi ha risposto Mosconi, se anche gli altri comuni avevano fatto il passaggio in consiglio comunale. Grazie consigliere Olivi, il sindaco. Sì, mi viene una battuta, non te la prendere, ma tu vieni da periodi di vacche grasse, dunque fai fatica a capire questi passaggi. Adesso è una battuta ovviamente. No, esatto. Nel senso che la domanda è pertinente ed è stata molto dibattuta in sede di assemblea ASP, perché il problema qual è? Che oggi per i comuni più piccoli anche 1000 euro, 500 euro diventa un problema serio. Allora si è cercato di trovare una sorta di compromesso che di fatto ha impegnato economicamente solo il comune di Jesi con i 10.000 euro. Ma che poi in qualche maniera ha coinvolto anche gli altri comuni come soci sostenitori, dunque non obbligandoli a un versamento su una cifra concordata, ma diciamo versando una quota a loro discrezione. Questo perché? Perché da un lato non si voleva ovviamente tenere fuori nessuno, tra l'altro credo che l'iniziativa in sé sia assolutamente lodevole, è una modalità che è già attuata in altri contesti, è una modalità di ricerca di risorse per far fronte a situazioni di difficoltà che purtroppo, ahimè, sono sempre più numerose, pertanto è un ulteriore modo per avere risorse. E dall'altro, e pertanto va condiviso con tutti i 21 comuni dell'ambito del sociale. Poi è venuta fuori questa criticità legata ai contributi e abbiamo trovato questa sorta di compromesso. Dunque la domanda è assolutamente pertinente, nasce da questa esigenza e si è trovato un compromesso fra comuni. Questa è stata la scelta, e cioè solo Jesi si è fatto carico dal punto di vista economico, gli altri credo lo faranno, ma in misura non significativa, come soci sovventori, insomma. Grazie signor sindaco, ancora consigliere Olivi. No, io ringrazio comunque il sindaco per questa risposta e al di là che abbiamo posizioni diverse, ma il rispetto è reciproco. Vorrei anche, per onestà intellettuale, dopo la commissione, sindaco, ho fatto una serie di approfondimenti perché, ripeto, il presidente Mosconi aveva risposto su alcune questioni tecniche e non su altre. E lo dico, veramente, mi verrebbe a dire quasi in punta di piedi, perché il tema lo sento particolarmente e trovo, e torno a ripetere, lo strumento mi convince, sia ben chiaro. Però l'occasione che l'ASP ha presentato per tutto questo territorio, perché comunque l'azienda servizi alla persona è stata una conquista e secondo me
non mi ricordo male, forse siamo stati il primo territorio di questa regione, no? Che si è fatta un'azienda speciale proprio per i servizi alla persona, con tutte le difficoltà di mettere insieme una cultura, un modus operandi che era diversa, non solo perché siamo su province diverse, ma perché ognuno ha la propria realtà. Penso no, quello che è successo o sta succedendo per le case di riposo, dove c'è una sorta di gelosia, di attenzione, adesso non vorrei abusare questo termine, che comunque Mosconi, il presidente Mosconi diceva che piano piano no, si sta aggredendo e faceva l'esempio di Staffolo. Torno comunque al punto. Io capisco e condivido che IESI in questo contesto debba fungere da comune capofila. L'abbiamo fatto anche nell'ASP e naturalmente chi vuole un ruolo di partnership a volte è chiamato anche a sostenere questo ruolo e ritengo che questo possa esserne un caso. Però da questo approfondimento che ho fatto ho saputo che alcuni comuni avevano chiesto di intervenire come soci fondatori e mi hanno detto che erano il comune di Cingoli e Filottrano, così come divento. E allora su questo è un quesito che mi pongo in funzione della riflessione che lei mi ha risposto qualche secondo fa. E su questo lo dico, ripeto, non per mettere in discussione lo strumento o l'iniziativa, ma per dire che può essere un momento in cui se c'è un comune che comunque si fa forza di un proprio ruolo, la porta per fare soci fondatori e quindi condividere ancor più profondamente questo discorso poteva essere utilizzata, anche perché mi confermava il presidente Mosconi che un appuntamento nei fatti in questo 2017 l'abbiamo un po' saltato, no? L'appuntamento della potenzialità del 5 per 1000 che ormai va al prossimo anno. E allora queste, tra virgolette, attenzioni all'area vasta poteva essere l'occasione per svilupparlo. Al di là delle mie riflessioni che facevo sugli altri comuni che, no? Socio è il sindaco, non so, ho detto, ma è passato in consiglio e mi ha risposto ci ha pensato il CDA perché rappresenta, io su questo ho qualche perplessità in funzione alla 42, ma sono convinto che l'avrete sicuramente approfondito. E poi non me ne voglia, l'altra riflessione che facevo era nei ruoli, e cioè uno la curiosità, non che anche qui sia pregiudizialmente contrario, ma ho visto un seggio a Confindustria, un posto per Confindustria nel consiglio di amministrazione e anche qui nessuna preclusione, nessun pregiudizio, ma la domanda logica è perché Confindustria, no? Ci sono tante associazioni di categoria. Così come sono profondamente convinto della figura del direttore scelto su base volontaristica principalmente, perché comprendo che con 30.000 euro di capitale sociale no, uno bisogna che sta attento alle spese, poi questo lei me lo insegna in virtù della battuta di prima, e al tempo stesso, oltre a questo, la domanda è ma se poi non si trova nessuno... Sa, di esperienze, come dice lei. Allora, su queste cose, sindaco, ripeto, non vorrei essere frainteso, non è per lo strumento, è semplicemente per questa attenzione che con alcune perplessità che vedo qui. Grazie, consigliere Olivi. Il sindaco. Rispondo molto velocemente. Io credo che siano tutte riflessioni non da condividere, ma che hanno un fondamento. Come la formazione dell'ASP, l'idea iniziale, poi quello che oggi è diventato, no? C'è avuto un'evoluzione, è stata frutto di passaggi successivi. Io credo che si possa assolutamente ragionare nel futuro su come organizzare al meglio questa nuova struttura, dipenderà molto da quanto riuscirà ad intercettare. Devo dire la verità, io non sono entrato, l'hanno fatto prima il Consiglio di Amministrazione e poi l'Assemblea nel merito dei componenti del Consiglio, non sono entrato in questo. Ritengo che Confindustria, probabilmente il rappresentante di Confindustria è stato indicato proprio perché sulla carta potenzialmente potrebbe rappresentare una risorsa a chi rappresenta la Confindustria nel Consiglio di Amministrazione, una risorsa dal punto di vista
della raccolta dei fondi e dei contributi. È vero che c'erano alcuni comuni che volevano essere soci fondatori, ma è altrettanto vero che proprio la discussione si è sviluppata su quell'aspetto, perché qualcuno, pochissimi, volevano comunque far parte, essere soci fondatori, ma il grosso, i più, non avevano poi le risorse per farlo. Allora si è trovato un compromesso, si è detto un unico comune versa, gli altri sono sovventori, li mettiamo però tutti sullo stesso piano. Questo è stato il ragionamento, diciamo, è per un principio di sussidiarietà molto allargato che ha coinvolto il comune di Iesi. Iesi si è fatta avanti nel versamento dell'unica quota, gli altri in realtà si sono allineati e sono restati tutti sullo stesso piano. Ma io non credo che non si possa arrivare a migliorarlo, insomma, questo è l'inizio, poi le riflessioni vanno assolutamente prese in considerazione nello sviluppo del progetto, chi ci sarà vedrà come utilizzarlo al meglio, insomma. Grazie, signor Sindaco. Il consigliere Gianangeli. Sì, io mi sento di condividere le riflessioni del consigliere Olivi e aggiungo solo un paio di cose. Io non credo che il passaggio in consiglio comunale negli altri comuni sia dovuto se e solo se i comuni devolvono una quota, ammesso che comunque è scontato che è la quantità, la cifra e non il fatto che debba essere devoluta una quota, qui mi pare di aver capito che è in discussione. Cioè, secondo me i consigli comunali dei comuni devono fare l'approvazione, altrimenti anche giuridicamente questo soggetto non, a mio parere rischia, almeno questo è un dubbio, poi magari il dottor Torelli su questo è più ferrato di me, però rischia di non poter essere operativo, perché a che titolo i sindaci partecipano? L'articolo 42 del TUEL prevede qualsiasi tipo di partecipazione, non solo quella in cui c'è un conferimento di risorse, debba essere competenza del Consiglio Comunale. Quindi prima di tutto questo. Poi anch'io sul discorso di Confindustria, un'altra cosa voglio dire, è uno statuto strano, francamente, la prima volta vedo uno statuto così, perché c'è un'assemblea dei soci che di solito è il cuore pulsante di qualsiasi soggetto, poi specie soggetti di questo tipo, no? Che non hanno, vanno verso le ollus, no? Quindi che hanno anche dei requisiti necessari per essere un ollus, tra cui il requisito della democraticità del soggetto giuridico, no? Io vedo l'assemblea dei soci che di solito, specie nelle ollus e nell'associazione volontariato, per legge, più sull'associazione volontariato che sull'ollus, ma soprattutto deve avere un cuore, diciamo, politico, no? dell'associazione, cioè dove si decide. Qui in questo statuto l'assemblea dei soci addirittura ha un mero parere, un mero ruolo consultivo, non approva neanche il bilancio della fondazione. Anche qui mi sembra strano, in pratica è solo il consiglio di amministrazione, quelle 6 persone che stanno in consiglio di amministrazione che fanno tutto, tra cui anche Confindustria che si trova d'ufficio dentro e non è neanche socio. Si trova dentro il consiglio di amministrazione, quindi cioè questa è una fondazione che non ha scopo di lucro, ha scopo di beneficenza, tutto quanto, però cioè, bisogna che ci ricordiamo che questa associazione dovrà gestire flussi monetari in teoria, nella prospettiva, interessanti e importanti, per cui io questi dubbi li sollevo non perché penso che qualcuno ci faccia la cresta su questa fondazione, però penso che comunque trovandosi a gestire in prospettiva e forse anche auspicabilmente flussi di denaro importanti da poi far ricadere sul territorio in base a una propria discrezionalità interna, no? un po' quello che in maniera molto 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 diversa, con tante modalità, succede anche dentro le fondazioni bancarie, no? Dove c'è le fondazioni che ci abbiamo avuto a Iesi, che hanno fatto questo. No, è molto diverso le modalità, però la finalità, no? Allora io dico che secondo me questi dubbi vanno sollevati. Qui ci sono dei flussi monetari che andranno distribuiti per beneficenza, scopi utili. Sì, io vedo questo sullo statuto, dopo casomai se mi sbaglio sindaco mi aiuterà lei a capire. Quindi le perplessità sono quelle che diceva il consigliere Olivi, i passaggi in consiglio comunale dovuti, probabilmente dovuti o presumibilmente dovuti, il discorso di Confindustria che sta dentro il consiglio di amministrazione d'ufficio senza neanche essere socio e il discorso dell'assemblea dei soci che probabilmente non ha ruolo decisionale, ma solamente il consiglio di amministrazione ce l'ha.
Chiedo scusa, allora, dottor Torelli, se si prenota però. A lei. Non tanto sugli aspetti di Confindustria, perché questo è nato, credo, da una volontà. Allora, qui dobbiamo fare questo tipo di riflessione. Queste fondazioni, la fondazione di comunità, come anche la fondazione di partecipazione, sono degli organismi giuridici che noi non riusciamo nemmeno a trovare sul codice civile. Sono nate per un'evoluzione del diritto, vi faccio questo nome, dal notaio Bellezza, che è un notaio milanese, che ha creato negli 25 anni fa questa forma giuridica, che è una forma che nasce a confine tra la fondazione classica, che ha al suo centro un patrimonio, e le associazioni, che hanno invece al loro centro la partecipazione, diciamo, di soggetti sociali. Queste fondazioni di comunità, come anche, ripeto, la FPS nostra, sono fondazioni di partecipazione, riconosciute dal diritto diversamente, ma non da codice civile. Quella particolare condizione che abbiamo visto sull'assemblea o sul ruolo dell'assemblea non va confuso con quelli che sono i ruoli classici di una società. Nel diritto societario classico, quando noi parliamo di una SRL o di una SPA, sappiamo benissimo quali sono i ruoli. Qual è il ruolo dell'assemblea, del consiglio d'amministrazione, e qual è il ruolo degli organi che ne fanno da contorno. Nelle società di partecipazione non esiste normativa che sancisce qual è il ruolo delle singole funzioni. Lo schema di questo statuto, lo dico così a livello di informazione, nel senso che anche a noi è arrivato, diciamo, dall'esterno, è stato supervisionato dal notaio Pane. Proprio ieri con lui abbiamo avuto anche uno scambio, insomma, per comprendere alcuni aspetti, e lui appunto mi faceva questo tipo di riferimento. Per esempio, uno schema simile a questo ce l'abbiamo con la fondazione della Salesi. Se uno controlla su internet la fondazione Salesi, anche quella è una fondazione di partecipazione che nasce sotto questo profilo. Cioè, non è molto importante che ci sia uno schema giuridico, che è quello sociale del diritto societario, con le classiche ripartizioni, perché effettivamente avrebbe ragione il consigliere Gianangeli. Mi pare un po' strano che l'Assemblea abbia questo ruolo, che è consultivo e non decisionale in senso classico. Resta il fatto che queste sono costruzioni del diritto che stanno venendo avanti nel corso di questi ultimi anni, ma in cui in ogni caso c'è un organo decisionale che è il consiglio d'amministrazione, cioè si preferisce dare una prevalenza al consiglio di amministrazione in quanto ruolo è determinante da questo punto di vista, non tanto il patrimonio ma quanto la funzione sociale che l'organismo va ad attuare. Chiaramente, se uno guarda lo schema delle fondazioni di partecipazione, se uno va sul sito di questo notaio Bellezza, per dire, trova la tipologia la più ampia. Questa tipologia è una tipologia che in Italia ha moltissimi esempi di questo genere, è una tipologia che non contrasta con nessuna norma di diritto, non contrasta, perché effettivamente per le fondazioni di partecipazione non esiste una codificazione specifica. Ecco, quindi questa tipologia particolare è una scelta che è stata fatta organizzativa. Teniamo conto che gli organi del notariato hanno fatto degli schemi di società, di fondazioni alle quali chiedono di ispirarsi nel momento in cui vengono fatti gli statuti, e anche la nostra, insomma, tiene conto da questo punto di vista dell'ispirazione che ha dato anche il nostro notaio Pane. Insomma, ecco. Dopodiché è giusto che rispetto al diritto societario questo schema è di tipo diverso. Grazie dottor Torelli.
Non so, il sindaco deve intervenire. Sindaco. Sì, solo per specificare che la raccolta dei fondi, se guardate l'articolo 2, lo scopo, un 50% è destinato all'ASP dei fondi, un'altra parte è destinata alla formazione del personale dell'ASP. Poi non trovo un riferimento, però ricordo perfettamente quando ho partecipato, adesso lo cerco, datemi un attimo il tempo, quando ho partecipato all'incontro in assemblea poi per deliberare sulla bozza di statuto, il resto viene sempre indirizzato a enti del territorio per iniziative degli enti stessi. Adesso non mi ricordo, dunque in realtà la fondazione non c'ha capacità di spesa o di indirizzo, perché comunque va sempre a supporto o dell'ASP o di enti che partecipano l'ASP, dunque dei comuni che partecipano l'ASP, o per la formazione del personale dell'ASP. Insomma, per semplificare, la capacità di spesa poi va in capo ai comuni o all'ASP stessa. Grazie, signor Sindaco. Il consigliere Gianangeli per replica. Sì, io ringrazio del chiarimento, ma io innanzitutto mi rivolgo al dottor Torelli. Nella mia osservazione che ho fatto prima, e non vorrei essere frainteso, quindi mi permetto di chiarire, non mettevo in dubbio la legittimità della conformazione del statutaria proposta oggi. So bene che questa forma giuridica innovativa, anche se perfettamente così legittima, e so bene che non rientrando nelle schemi associativi e neanche statutari, però, e quindi è tutto legittimo, però rimane la perplessità, nel senso che si è fatta una scelta di questo tipo, così come poteva essere fatta una scelta di altro tipo, di dare, adesso non voglio dire una parola con cui vorrei essere frainteso, no? Però è evidente che se io ho un'assemblea di soci fondatori e sostenitori, che in teoria dovrebbero essere quelli che appunto mettono anche i fondi, tra l'altro, oltre a quelli che la fondazione ricercherà, saranno quelli, il Comune Iesi fra i primi, ma per il Comune Iesi il problema si pone meno, perché è per diritto dentro il Consiglio di Amministrazione, cioè il Sindaco, e quindi però rimane la perplessità di un'associazione, di un contesto giuridico in cui l'assemblea dei soci, no, non ha potere decisionale sostanzialmente. Questo è il punto cruciale, neanche quello, ripeto, neanche quello minimale, che è la massima espressione della democraticità all'interno di un contesto associativo, che è quello dell'approvazione del bilancio, cioè neanche il passaggio obbligato dell'approvazione del bilancio è previsto, se non come mero parere consultivo, no? Come mero parere consultivo. Quindi questo è un po' uno schema che è legittimo, ma mi rimane la preoccupazione, cioè no, la perplessità, non la preoccupazione. Adesso invece, su quello che diceva il sindaco, c'è un passaggio anche nelle premesse, no? Nell'introduzione, è quello che dice lei. Sì, sì, è quello che dice lei sul fatto che, però il punto è la i fondi non vanno direttamente, vanno a soggetti o l'ASP oppure soggetti che fanno attività di volontariato, ma sulla base della discrezionalità, questo volevo dire. Sì, sì, dopo interagiamo. Un aspetto che non ho detto, che invece è fondamentale, addirittura si è deciso, e sempre nelle premesse sta, che chi dona di fatto decide poi rispetto ai possibili soggetti da finanziare chi viene finanziato, cioè di fatto la destinazione della donazione, specialmente se saranno privati a farlo, vanno indirizzate, cioè è chi dona che decide a chi vanno i fondi. Non so se l'avete visto nel passaggio che c'è nelle premesse. Dunque di fatto per me la discrezionalità del organo di amministrazione è una discrezionalità di tipo molto limitato, nel senso che io la interpreto così, poi ovviamente ognuno è libero di interpretarla come meglio crede. Io finisco, non perché abbiamo interloquito, ma chiudo, Presidente. Ok, la puntualizzazione è importante, ha fatto bene a farla, Sindaco. Io la vedo in prospettiva, però,
no? Adesso perché stiamo parlando quasi di poco, se noi andiamo in una prospettiva che qui i margini che ci auspichiamo sono ampi, no? Cioè, anche perché gli scopi sono così benefici e quindi dobbiamo andare verso... Per cui credo che le perplessità mi rimangono, nel senso che la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione e quindi le perplessità attorno a questa struttura saranno importanti. In pratica il Consiglio di Amministrazione deciderà a quali enti no profit all'interno del territorio così, dare e a quali non dare. Questo comporta inevitabilmente scelte anche di un po' di potere, no? Perché chi ha un po' di soldi e li può devolvere sul territorio diventa soggetto che ha potere dentro il territorio. Per cui non mi sento pienamente rassicurato, seppur, ripeto, le intenzioni saranno anche meritevoli, non mi sento pienamente rassicurato dalla forma che si è data questa struttura. Ecco le perplessità che probabilmente ci porteranno, lo posso anche anticipare, a una astensione sulla pratica. Grazie consigliere Gianangeli. Consigliere Santinelli. Sì, grazie Presidente, soltanto un inciso, un passaggio velocissimo sulla questione. Ma quell'associazione, lo statuto dell'associazione viene creato ad hoc perché bisogna dirselo perché il motivo iniziale qual è veramente il motivo serio, perché fino a ieri non ce n'era bisogno. In quanto avevamo una fondazione Cassa e Risparmio che stanziava fondi a scopo benefico appunto per le associazioni e la stessa ASP. Venendo meno questo, che io adesso in questo dibattimento non l'ho ascoltato e credo che sia da sottolinearlo, che non bisogna appunto non tenere in considerazione il fatto che viene creato un nuovo statuto e una nuova fondazione per raccogliere dei fondi anche a livello nazionale. Questo puntare il dito su delle perplessità è legittimo e giusto, però io credo che nel non aver messo nero su bianco l'associazione industriale, per dirne una, e tenerla magari lontana con le pinze perché magari non dà garanzia e sicurezza, detto dai colleghi in aula, dal consigliere appunto, credo che non sia motivo di non votare la pratica, perché se vogliamo attrarre più risorse è giusto che io prenda per la giacca chi ha più risorse e lo coinvolgo in prima persona all'interno di un sistema che mi consente di renderlo partecipe. Ecco, sotto questo punto di vista io non mi sentirei abbastanza tranquillo, no, non tranquillo, semmai sottolineare il perché ci troviamo oggi a fare questa scelta forzata, obbligata, che potevamo benissimo evitare se in questo paese scelte politiche in passato sarebbero state molto più lungimiranti e non disastrose, come è successo per Banca Marche e allo stesso modo la Fondazione Cassa e Risparmio. Questo è per chiudere il cerchio. Da parte mia non siamo in dichiarazione di voto, comunque voto favorevolmente questa pratica. Grazie consigliere Santinelli. Consigliere Punzo. Sì, credo che molti di voi sappiano che a me le fondazioni proprio come istituto non sono molto simpatiche. Non lo sono perché sono degli enti un po' strani, nel senso che da un lato non devono fare lucro, dall'altro rimangono sempre abbastanza indefiniti gli interessi che devono proteggere, perché non si tratta di vere e proprie persone fisiche, ma sono degli enti in cui ci sono dei soci che sono soggetti di indirizzo. Però non bisogna buttare via l'acqua con tutto il bambino. Faccio un esempio banale. A Iesi oggi abbiamo tre fondazioni, no? Abbiamo la Carisi, abbiamo la Colocci, abbiamo la Pergolesi Spontini. Io le prime due le chiuderei ieri, non domani, ieri, anzi l'altro ieri. Magari se le avessimo chiuse una settimana fa non avremmo avuto il disastro Banca Marche, probabilmente. Ma la Pergolesi Spontini, per esempio, è una fondazione che funziona. Ma lo sai perché funziona? Funziona perché ci stanno due soci che hanno definito una mission molto chiara e che non hanno mai abdicato né alla
a fare l'organizzazione e a esercitare il controllo che statutariamente devono esercitare e la vigilanza, e quindi hanno ottenuto i risultati. Allora, francamente, riuscire a mettere in piedi una cosa simile, cioè che funziona allo stesso modo, in cui è chiaro chi sono i soci, è chiaro quali siano gli interessi dei soci, perché qui non stiamo pigliando 47 soci che non si sa che tipi di delegati nomineranno negli organi della fondazione e da quali principi o cordate si lasceranno ispirare nel loro agire. Quella cosa è molto semplice. C'è il Comune di Jesi, chi era l'altra? Chi è l'altro socio? E c'è l'ASP. Praticamente è il Comune di Jesi che fa una cosa per il territorio, che potrebbe richiamare fondi privati, no? Perché è previsto che possano entrare dei fondi privati, per fare qualcosa di buono a sostegno proprio di quelle debolezze, di quelle lacune che oggi la crisi economica sempre di più esalta e alle quali sembra non ci debba essere mai fine. Quindi, nonostante a me le fondazioni come istituto, proprio come istituto, non mi piacciono, io è un'iniziativa che mi sento di appoggiare in pieno. Perché torno a ripetere, non si può buttare via l'acqua insieme all'acqua sporca pure il bambino. Questa è la mia considerazione. Per cui, francamente, ho delle difficoltà a capire il motivo della tua avversione, Massimo. Ti dico proprio. Grazie consigliere Punzo, non ci sono altri interventi, quindi chiudo la fase della discussione e apro quella delle dichiarazioni di voto. Consigliere Catani, a facoltà. Grazie, dunque noi penso voteremo a favore di questa iniziativa, anche per i motivi che sono stati detti prima dal consigliere Punzo. Penso che la spiegazione di Torelli, del dottor Torelli e del notaio Pane, che abbia chiarito che dal punto di vista giuridico questa fondazione così impostata è una struttura giuridica nuova, ma che è già stata provata in altri contesti e che funziona. E io capisco anche le perplessità di Genangeli, però diciamo, a questo punto di vista, anche guardando i componenti del Consiglio di Amministrazione, che mi pare abbiano delle figure abbastanza equilibrate, c'è il sindaco di Jesi, un altro sindaco, il direttore dell'ASP, un componente del volontariato, quindi mi pare che anche da questo punto di vista sia una immagine che ci può tranquillizzare abbastanza. Quindi la mission mi pare che sia assolutamente condivisibile, quindi direi che per quanto ci riguarda andiamo avanti. Grazie consigliere Catani, consigliera Lenti a facoltà. Velocemente per dire che il nostro gruppo voterà a favore, anche perché riteniamo che in un momento come questo, dove le risorse scarseggiano sempre di più, creare una entità in maniera strutturata, controllata, che vada a raccogliere le risorse da chi ha questa disponibilità e le mette appunto a servizio di realtà come quella dell'ASP, comunque di chi gestisce dei servizi importanti, non può che trovare e riscontrare un parere favorevole. Quindi da parte nostra sicuramente il voto sarà un sì. Grazie consigliera Lenti, non ci sono altre prenotazioni, quindi chiudo la fase delle dichiarazioni di voto, metto in votazione la pratica iscritta al punto 9 all'ordine del giorno e quella che ha per oggetto costituzione della Fondazione di Comunità Vallesina Aiuta Ollus, approvazione statuto. Votazione aperta, prego votare. So chi l'ha. Abbiamo mai trattato questo. Uno già arriva lì qualcuno idea per i Vallesina Aiuta. Punzo Torri. Gianangeli Morresi. Ci si
diciamo. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 23, i voti favorevoli sono 14, nessun contrario, 9 sono gli astenuti. Il Consiglio Comunale approva. Si sono astenuti i consiglieri Spaccia, Vannoni, Francesco Rossetti, Gianangeli, Morresi, Olivi, Mancinelli, Marasca, Bornigia. Metto in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare nuovamente. Votazione aperta. Francesco Rossetti, Pilonzi. Comunico l'esito della votazione. I consiglieri presenti sono 23, i voti favorevoli sono 14, nessun contrario, 9 sono gli astenuti. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Si sono astenuti i consiglieri Spaccia, Vannoni, Francesco Rossetti, Gianangeli, Morresi, Olivi, Mancinelli, Marasca, Bornigia. Hanno votato a favore tutti gli altri. Veniamo ora a trattare il punto, la pratica scritta al punto 10 all'ordine del giorno. È quella che ha per oggetto modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria. Presenta ed illustra la pratica il dottor Torelli, credo. L'assessore Bucci, chiedo scusa. L'assessore Bucci, prego allora. A lei. Deve spegnere il suo, presidente. Sì, ecco. Questa deliberazione vuol provvedere alla modifica di due, all'integrazione di due punti dell'attuale regolamento comunale di polizia mortuaria. Perché questo? Perché l'attuale regolamento è stato approvato nel 2005 e successivamente modificato nel 2008, ma in questi ultimi anni si è ravvisata l'esigenza di introdurre due modifiche ai due articoli in relazione all'evoluzione della situazione cimiteriale che è mutata nel corso di questi ultimi anni, soprattutto per due generi di fattori. Uno relativo al progressivo aumento del numero delle cremazioni, che mi diceva proprio poco fa il dottor Torelli, si aggira intorno a 120 cremazioni annue. E questo sembrerebbe un trend che tende a salire. E l'altra, invece, può essere di aiuto perché l'altra situazione, come già sapete, il 6 marzo ultimo scorso è stato dato inizio alla realizzazione di un importante ampliamento del cimitero, e questo potrà consentire l'altra modifica che proponiamo e sottoponiamo all'approvazione del Consiglio Comunale, e cioè quello di prolungare i tempi dell'inumazione sottoterra. Per essere più precisi, leggo testualmente dall'atto istruttorio redatto molto bene e molto chiaramente, secondo me. La modifica dell'articolo 42 prevede l'aggiunta del quarto comma, così come testualmente andrò a leggere. È quello relativa alla dispersione delle ceneri. È consentita altresì la dispersione delle ceneri nell'area appositamente individuata all'interno del cimitero principale in via Friuli. Perché si è ravvisata la necessità di aggiungere questo quarto comma? Perché attualmente non c'è un'area individuata e delimitata. Quindi con questa aggiunta gli uffici provvederanno, già stata individuata perché comunemente l'abbiamo individuata, a recintarla in un modo idoneo con alberature, più recintata, segnata, userei il termine, nella parte nuova del cimitero di Via Friuli, prima di arrivare alla piramide.
e quindi saremo in regola anche con le disposizioni legislative che lo prevedevano onestamente da qualche anno. La seconda parte è quella che vuol modificare l'articolo 31 che tratta delle esumazioni ordinarie. Attualmente il regolamento prevede il tempo di 10 anni per le esumazioni delle salme poste sottoterra. Noi proponiamo questo quarto comma. Il tempo di inumazione può essere rinnovato di ulteriori 5 anni, previa richiesta da parte dei familiari. L'eventuale rinnovo può essere concesso a condizione che vi sia disponibilità di posti salma nel cimitero e che la permanenza di tale sepoltura non pregiudichi la sicurezza delle operazioni di esumazione dei posti adiacenti. Grazie. E questo ovviamente si rifà ai lavori di ampliamento in corso, perché negli anni passati c'era una grande penuria di posti. Fra qualche mese, forse fine anno, forse la primavera prossima, al massimo avremo a disposizione centinaia di nuovi loculi e quindi potremmo dare un'agevolazione alle famiglie che ne facessero richiesta di prolungare il periodo di permanenza. E credo aver finito, se qualcuno vuol chiedere chiarimenti, il dottor Torelli, che è il massimo esperto cittadino di queste situazioni, no, di queste situazioni ho detto. Allora, grazie assessore. Allora, grazie assessore. Allora, sulla pratica è aperta la discussione. Prego, se potete prenotarvi. L'argomento forse non invita molto, ma diamo allora per discusso, chiuso la fase della discussione, apro quella delle dichiarazioni di voto. Potete prenotarvi, non ci sono prenotazioni, quindi chiudo anche la fase delle dichiarazioni di voto. Ecco, c'è il segretario, allora possiamo. Allora, chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, metto quindi in votazione la pratica iscritta al punto 10 all'ordine del giorno e quella che ha per oggetto modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria. Votazione aperta, prego votare. Torri, Tesei, Santinelli. Gianangeli, Morresi. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 22, 22 sono i voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva. Metto in votazione l'immediata esecutività della delibera, prego votare nuovamente. Filonzi, te sei. Fa una pausa. Appena finito adesso. Ok. Te sei. Bornigia. No, Bornigia non c'è. Paola, Bornigia non c'è. Vannoni. Paola, non c'è Bornigia. Comunico l'esito della votazione, i consiglieri presenti sono 21,
21 i voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività della delibera. Adesso qualche secondo di pausa.